corsi, lezioni, laboratori. L'Istituto Edile di Bologna non insegna solo un mestiere, ma cerca di stimolare la mente e la creatività dei suoi giovani allievi, preparandoli alla vita con progetti e idee sempre nuovi. In questa nuova puntata di Edilizia Sicura vogliamo proprio darvi uno spaccato di questa realtà. Abbiamo parlato con i docenti e con gli allievi di ieri, che oggi grazie a IPLE hanno trovato la loro strada, e i giovani allievi di oggi, che nonostante la giovane età hanno tanta voglia di fare. E qualcuno vi stupirà, perché è diventato addirittura cantante. Se hai tra i 15 e i 18 anni e vuoi costruire il futuro con le tue mani, la qualifica professionale di operatore edile alle strutture è quello che fa per te. All'Istituto Edile di Bologna imparerai le competenze di base utili nella vita e nel lavoro. Avrai la possibilità di imparare sperimentandoti direttamente sul campo e utilizzando correttamente le principali attrezzature di cantiere. Nel nostro laboratorio e nelle aziende dove farai lo stage, acquisirai anche le competenze professionali dell'operatore edile alle strutture, che ti faranno entrare nel mondo del lavoro con professionalità. Se vuoi lavorare nel mondo delle costruzioni, costruisci il tuo futuro. Diventa operatore edile alle strutture. Chiama l'Istituto Edile 051 32 76 05 o vai su www.edili.com. Il primo problema è far capire ai ragazzi che si possono imparare certe materie, le materie di base in sostanza, in modo meno noioso. I ragazzi che vengono in questi corsi solitamente sono ragazzi che hanno avuto molte difficoltà a scuola, che non amano la scuola. Quindi il nostro obiettivo è di insegnare ai ragazzi a comunicare in modo adeguato nei diversi contesti in cui si trovano. Quindi se devono imparare a leggere, per esempio, è importante che capiscano cosa c'è scritto su un articolo di giornale, cosa c'è scritto su un contratto di lavoro. I ragazzi, oltre alle materie pratiche, sono interessati ovviamente anche alle materie umanistiche per avere una cultura comunque generale. E nei ragazzi che hanno difficoltà di italiano, ovviamente la priorità è imparare l'italiano, perché avranno anche uno stage dopo ed è molto importante comunque sapere la lingua. Qual è il tuo ruolo nei corsi FP con i ragazzi? Io nelle lezioni che faccio ad esempio di italiano chiedo anche spesso a loro cosa preferiscono fare per imparare una lingua, non sempre esercizi di grammatica. Loro mi dicono che preferiscono dialogare anche su argomenti di attualità. Si vede molto cinema e si impara a scrivere magari dopo aver visto un bel film che li ha appassionati. Con storia è la stessa cosa. È più importante, per esempio, che i ragazzi, nel caso dell'edilizia, si rendano conto di come è stato attraverso, per esempio, certe lotte sociali degli operai che si sono raggiunti certi diritti, su come la sicurezza è qualcosa che ha comunque una storia e che è la storia che accompagna il mondo dell'edilizia. Quindi come ci si deve porre degli obiettivi e come si possono raggiungere per poter vivere e lavorare da cittadini che godono appunto di diritti in una società. Questo è il nostro obiettivo principale. E il bello di queste scuole è che i ragazzi possono apprendere divertendosi e facendo delle attività diverse da quelle che tradizionalmente hanno fatto a scuola. Edilizia Sicura! Come possiamo vedere qui dal laboratorio, istruisci i ragazzi, ma non fate solo muratura, vero? No, non facciamo solo muratura, diciamo che il primo anno si concentra molto sull'aspetto della muratura tradizionale per imparare ad acquisire dimestichezza con l'attrezzatura di base, quindi le cazzuole, le martelline, il filo a piombo. Mentre dal secondo anno, dove i ragazzi hanno già fatto un'esperienza di stage lavorativo, iniziamo a fare qualche finitura partendo dagli intonaci e qualche pavimento, qualche rivestimento in maniera molto elementare, ma tanto per far capire la materia, che non è solo il muro, ecco. Tanta formazione ma anche prove pratiche. Che cosa vi state preparando a fare? Stiamo facendo un muro a due teste e dopo viene valutato dal professore. Stavo tracciando delle misure così posso fare il muro. Poi dopo mettiamo altri mattoni, ricopriamo di malta e fino a salire di livello. A me piace questa scuola perché al di fuori di questa scuola poi posso trovare un lavoro. Allora, tu sei un ex studente quindi dell'IPLE. Che cosa ti ha lasciato questa scuola?
Ma questa scuola mi ha lasciato molto, ti fa integrare molto bene all'interno del mondo del lavoro, ti fa capire come funzionano le cose. Io ho iniziato qua nel 2012 facendo il primo anno normale con stage. Dopo, all'inizio del secondo anno, ho iniziato a fare un percorso serale per rientrare alle superiori. Dopo che ho preso la qualifica ho continuato anche il serale e per metà anno non ho lavorato. Dopo ho fatto 6 mesi di muratore, poi 3 mesi dello scorso anno li ho fatti in uno studio tecnico come geometra e poi adesso finisco l'ultimo anno fino a luglio. Per il futuro l'IPLE lo porterò sempre dietro, sia per quello che mi ha dato quando ero qua facendo il professionale, sia per il lavoro, perché tutti i lavori che ho trovato sono stati grazie a loro. I ragazzi che sono qui al lavoro oggi, di che anno sono? Hanno iniziato quest'anno con la seconda e stanno facendo la seconda tipologia di muro, che è un muro a 2 teste, e sopra questo si alzeranno 2 pilastrini per fare un architrave in mattoni autoportante. Tanta pratica fondamentale, perché il concetto e lo scopo di un istituto professionale è insegnare a saper fare un mestiere. Saper fare un mestiere al giorno d'oggi è l'unico modo, secondo me, utile per spendersi sul mercato. Di case, di riparazioni, di ristrutturazioni ce ne sarà sempre bisogno, a prescindere dalla crisi, e chiaramente questo bisogno è risolto soltanto da delle mani, ok? Noi proviamo a passare questo messaggio a scuola. Poi l'IPLE promuove anche un tipo di formazione a tutto tondo, quindi dalla sicurezza, ma toccando anche tanti altri temi. Loro sono molto giovani, ma sono già interessati anche, diciamo, alle prospettive lavorative future, sì. È esattamente come il concetto della sicurezza stradale si inizia a dare da giovani, apposta per dare un imprinting di un'educazione alla sicurezza. Purtroppo il cantiere è un ambiente poco sicuro, ma basta conoscerlo e capire i rischi e non sottovalutarli, e da qui si parte, dai 15-16 anni si inizia a dare questo genere di cultura. Loro capiscono il rischio e avendoglielo raccontato in maniera buona lo iniziano a prevenire, che è il concetto che vogliamo veramente passare. Facciamo carpenteria, che sono tipo delle strutture di legno, e ci gettiamo il calcestruzzo per fare quelle travette di calcestruzzo. Ci mettiamo il ferro dentro e facciamo i muri sopra. Quest'anno ci siamo inventati delle postazioni personali in calcestruzzo, realizzando una base, confezionando il calcestruzzo il meglio possibile a mano, gettarle, disarmarle, posizionarle. Questo fa sì che ogni allievo abbia una postazione personale dove può lavorare i suoi attrezzi, al suo spazio di pulizia, e riesce a identificarsi in una zona anche in cantiere. In questo modo si sono create anche delle corsie dove la carriola, per dire, entra, porta via il materiale di risulta o porta il materiale in approvvigionamento ed esce o pieno o vuota. È un banco di calcestruzzo, ma è un banco. Si impara a lavorare nei cantieri all'IPLE, l'Istituto Professionale per i Lavoratori Edili di Bologna. Lezioni teoriche e soprattutto pratiche da utilizzare per un domani nel settore dell'edilizia. Attivo dal 1947, è uno dei più antichi d'Italia. Oggi i suoi studenti sono una quarantina. Durante lo studio frequenti focus dedicati alla sicurezza, ma grande risalto viene concesso anche alla cultura della legalità, che si può declinare in diversi modi, dall'educazione a stili di vita equilibrati, propedeutici alla prevenzione degli infortuni, fino alla sensibilizzazione su grandi temi come quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata proprio nei cantieri. Certamente il tema della legalità è un tema fondamentale che trova con i ragazzi un terreno molto fertile. Queste materie sono materie che devono far parte della cultura personale interiore dei giovani, al pari delle materie tradizionali come sono l'italiano, la matematica e le materie operative. E tra i partner dell'Istituto Professionale per Lavoratori Edili di Bologna c'è l'Arma dei Carabinieri, protagonista
di una serie di lezioni dedicate al tema della legalità. Si può parlare di argomenti come stupefacenti, dall'uso alle ripercussioni e alle responsabilità penali che deriverebbero dall'incidente sul lavoro sotto l'effetto di stupefacenti, non trascurando però quello che è anche in termini generici il concetto di legalità sul tema reati in genere. Valori importanti da far circolare tra i più giovani, la cultura della legalità guarda al futuro. Ti insegnano bene ad ambientarti nel mondo dell'edilizia, che è un mondo tra virgolette pericoloso, che l'incidente può succedere da un momento all'altro e vogliono che tu sappia bene a che cosa vai incontro, se rispetti o meno la legge. Questo murales che vedete qua è stato fatto assieme a un gruppo di ragazzi del corso biennale per la qualifica di operatore edile FP. Questo murales qua c'era l'idea di decorare la loro classe e allo stesso tempo di insegnargli qualcosa delle tecniche di decorazione pittorica. Qua invece abbiamo cercato di usare queste stesse tecniche in una chiave più giovane, stile graffiti. Come vedete qua crea un effetto tridimensionale di muro, però è tutto dipinto. La prima cosa che abbiamo fatto assieme è fare tutta la superficie, tutto quello che adesso è a muro, è stato dipinto con un fondo grigio. Sopra il fondo grigio si sono creati vari motivi decorativi, quindi senza ancora le righe, le fughe dei singoli mattoni. Ricalcato, poi colorato con i pennelli a mano e poi successivamente sopra si crea il disegno del singolo mattone. La scuola no, è servita perché alla fine ti insegnano sia le cose pratiche, disegni, cioè le cose un po' da studiare, servono. Più gli stage che durano 2 mesi e ti portano in contatto con altre ditte. Anche a me hanno preso 2 mesi in una ditta in stage ed erano contenti loro, solo che vabbè, io avevo mio padre, ho preferito venire in questa ditta qui. Lui l'hanno preso subito e molti altri compagni di classe li hanno presi a lavorare e diciamo che per entrare nel mondo del lavoro è un'ottima scuola questa. Sono venuti tutti e due presso i miei cantieri a fare degli stage e li ho presi tutti e due, sono contento di come si comportano. Quindi devo dire che l'istituto professionale edile li prepara per il mondo del lavoro. Bella rega. Lo scorso giugno l'istituto professionale edile di Bologna ha avviato un progetto di musica rivolto ai suoi studenti in collaborazione con il rapper bolognese Manuel Chiodo Simoncini. Il progetto La musica come forma di apprendimento cooperativo ha avuto una durata di 32 ore e ha coinvolto 9 allievi della scuola. Ora, a 7 mesi dall'inizio dei lavori, quel progetto ha preso forma e vita e dal laboratorio è uscita una canzone che è stata presentata nei giorni scorsi. Al di fuori di noi ci riempie di critiche, siamo fuori dalla sera alla mattina. Il progetto rap entra all'istituto professionale edile. Sono qui con alcuni degli artefici di che cosa? Ditelo voi. È un progetto hip hop della scuola Iple. Quindi voi avete scritto le parole di una canzone, giusto? Sì, mi sono divertito, mi ha aiutato soprattutto lui, Manuel, a fare la canzone, a immaginare le parole. E è stato molto carino, è stato molto bello, ci siamo divertiti io e i miei compagni. È stato un progetto carino non solo perché abbiamo scritto sto brano, anche perché comunque ci ha ampliato la storia dell'hip hop. Ho fatto un pezzo di beatbox, sempre con lui, con Matteo, e ci siamo divertiti molto anche lì, è stato molto bello, anche se un po' difficile, però andare a tempo, cioè ascoltando con le cuffie la prima volta è stato molto difficile. Perché ascoltando il brano sembra tutto facile, poi dietro le quinte è diverso. Il lavoro è tanto. Sì, essendo la prima volta, sì. Abbiamo lavorato con i nostri compagni duramente per fare il pezzo. Beh, questo è un progetto di scrittura nell'ambito hip hop, quindi utilizzando l'arte del rap per dar forma, per esprimersi, per parlare della propria vita, per mettere in rima le proprie emozioni, le proprie sensazioni, le situazioni che si vivono tutti i giorni. In questo progetto ho coinvolto anche un altro collaboratore che si chiama Nick, che fa beatbox, è un esperto del beatbox. È stato anche interessante vedere come ci si può esprimere sia con le parole che attraverso le ritmiche, attraverso un'arte complessa come il beatbox, che comunque sta diventando sempre
sempre più alla portata di tutti, vedo che i ragazzi cominciano sempre di più a utilizzare questo mezzo per esprimersi. L'hip hop è un mezzo molto immediato per esprimersi, quindi visto che è servito a me e anch'io avevo cominciato più o meno alla loro età a scrivere, quindi so più o meno quanta carica, quanta motivazione, quanta energia ci vuole per fare queste cose. Ma ho cercato di scrivere quello che facevo tutti i giorni, di raccontare un po' parte della mia vita. Non è sempre facile comunque, no? Mettere per iscritto quello che si vive o che si prova. Sì, certo, mi ha aiutato molto lui. È stata un'esperienza che pensi che ti potrà servire anche in futuro, magari da ripetere? Ma sì, si può rifare. Si inizia a prendere confidenza con la base musicale, a tirare fuori l'emozione, a tirare fuori l'entusiasmo, a cominciare a scrivere le prime parole, a prendere confidenza con il microfono, una fase di discussione, un'altra fase di organizzazione della canzone. Allora, io ho fatto la mia parte più centrata sulla mia vita, abbiamo un po' imparato le basi, abbiamo scritto questa canzone, la mia è stata quella più lunga, quindi ci ho messo anche un po' più di tempo. Sono molto contento del mio risultato, perché non mi aspettavo di arrivare fino a questo, e ringrazio molto Manuel per questa esperienza che mi è servita tantissimo. Questo tipo di laboratorio a livello didattico può essere utilizzato con tante connessioni, con tanti sbocchi. Sicuramente c'è un utilizzo dell'italiano, c'è una complessità anche di linguaggio, di ricerca delle giuste parole e oltretutto della ricerca delle giuste parole da mettere a tempo, quindi anche del giusto numero di sillabe, del gusto anche dell'utilizzo dell'italiano e del ricercare l'italiano anche a livello estetico. Questa scuola cosa ti ha lasciato? Tanta esperienza? Sì, questa scuola mi ha lasciato tanta esperienza, mi ha dato molta volontà, mi ha fatto credere in tante cose in me, mi ha dato veramente tanto e sono veramente contento, sono pronto per raccogliere tutti i miei frutti e andare avanti. Il tempo stringe, è una manetta, la gente spinge, ha sempre fretta, la folla finge, chiede vendetta, cerchi di farti una vita perfetta, ma non puoi farci niente, questa è la realtà. Il tempo stringe, è una manetta, la gente spinge, ha sempre fretta, la folla finge, chiede vendetta, il mio ideale perfetto di libertà, dobbiamo farci sentire per cambiare la realtà. Martedì 9 febbraio 2016, dalle ore 14.30 alle 18.30, presso l'Istituto Professionale Edile di Bologna si svolgerà il seminario gratuito La pelle metallica degli edifici. Si tratterà di meccanica dell'architettura, di involucri, pannelli e sistemi di copertura metallici e dei relativi sistemi di fissaggio. Per partecipare è necessaria la conferma di adesione consultando il sito www.edili.com alla sezione seminari. Per informazioni si può come sempre contattare la segreteria organizzativa dell'Istituto Professionale Edile. L'Istituto Professionale Edile di Bologna e Formedil, all'interno di un progetto nazionale che coinvolge altre 20 scuole provinciali in tutta Italia, curano il percorso formativo biennale Organizzazione di cantiere per capi squadra e capi cantiere, rivolto ad allievi caposquadra, ex allievi che hanno frequentato corsi per apprendistato, imprese con più di 10 dipendenti e preiscritti ai corsi di IPLE. La didattica sarà incentrata sui seguenti punti: efficienza energetica, ambiente e materiali, mentre le lezioni verteranno sull'importanza del formatore e si svolgeranno in aula, in laboratorio e in aziende con visite sui cantieri. Per qualsiasi informazione su iscrizioni, modalità, durata e svolgimento, si può contattare l'Istituto Professionale Edile di Bologna via email info@edili.com o consultare il sito www.edili.com. Hai un figlio giovane che deve scegliere in che modo proseguire gli studi? L'Istituto Professionale Edile di Bologna organizza il corso gratuito di operatore edile alle strutture, della durata di 2 anni, di cui circa un terzo in stage in aziende edili di Bologna e provincia. Indirizzato a giovani compresi tra i 15 e i 18 anni, il corso è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna e permette il conseguimento della qualifica professionale regionale triennale. Inoltre IPLE organizza corsi di specializzazione per muratore, caposquadra e capocantiere. I corsi sono gratuiti per dipendenti e titolari delle imprese iscritte alle casse edili di Bologna, lavoratori, operai e apprendisti operai in stato di disoccupazione che sono stati dipendenti di imprese iscritte alle casse edili di Bologna, lavoratori iscritti alle casse edili licenziati causa crisi nei 6 mesi antecedenti l'iscrizione al corso. Vieni a trovarci in via del Gomito 7 a Bologna.
Iscriviti entro il 31 luglio 2016 e riceverai un nostro utilissimo omaggio.